Buongiorno da Fabio Sebastiani, studio per il consueto appuntamento con l'informazione. Noi apriamo il nostro giornale con le notizie dall'estero. Centinaia di migliaia di persone di nuovo scese in piazza ieri pomeriggio in tutta la Catalogna per chiedere la liberazione dei 10 detenuti politici, 8 membri del governo di Charles Puigdemont e i 2 leader indipendentisti incarcerati a Madrid per ordine di un giudice spagnolo. All'appello delle organizzazioni della società civile ci sono state concentrazioni davanti ai municipi delle principali città, ma anche di comuni più piccoli e sulla piazza della cattedrale di Barcellona. Tanto il presidente catalano deposto Puigdemont e la presidente del Parlament Carmine Forcadell hanno già presentato un ricorso alla Corte Europea dei Diritti Umani contro Madrid. A renderlo noto è stata la stessa Corte, che ha segnalato come la prima comunicazione arrivata il 18 ottobre. Presso la Corte Europea pendono altri 3 ricorsi depositati da altri indipendentisti catalani. Tutti e 4 i fascicoli, sottolineano a Strasburgo, sono uno stadio preliminare e non sono ancora stati comunicati al governo di Madrid. È l'Arabia Saudita, guidata dalla sua nuova leadership, la più pericolosa e destabilizzante influenza oggi in Medio Oriente. A dirlo è Gary Sick, docente alla Columbia University e analista politico sul Medio Oriente, che in questi giorni è in visita a Roma. Secondo Sick, la nuova amministrazione americana, da cui prima trasferta all'estero, è stata proprio a Riyadh, non ha alcuna particolare strategia per il Medio Oriente. Uno dei dossier più caldi, quello del conflitto con i ribelli Houthi in Yemen, per esempio, dice Sick, che ha tenuto una conferenza stampa in questi giorni presso la stampa estera a Roma. Ebbene, in quella vicenda Trump ha abbracciato la causa saudita con molto più entusiasmo e carenza di spirito critico rispetto ad Obama, mentre la coalizione militare guidata da Riyadh si trova in una situazione di stallo con migliaia di vittime civili e una vasta epidemia di colera. E siamo alle notizie dall'interno, la scena impressionante trasmessa in diretta ieri, rilanciata su tutti i social network, della troupe Rai, della trasmissione Nemo, aggredita ad Ostia da Roberto Spata, fratello di un boss della criminalità romana, Carmine, in galera con una condanna a 10 anni. La domanda del cronista della Rai, Daniele Piervincenzi, era molto semplice: gli Spada sostengono Casa Pound a Ostia? E la risposta è stata un'aggressione con un colpo alla testa fortissimo da parte di Spada e seguito poi da alcune manganellate, e l'aggressione al video operatore che seguiva appunto il servizio di Piervincenzi. Solidarietà è stata espressa da più parti, la SLC CGL ha dato la sua disponibilità alla tutela del personale aggredito e ribadisce quanto già espresso alla RAI nel corso degli ultimi mesi. Bisogna avere maggiore attenzione alla sicurezza dei lavoratori anche nelle modalità con cui si configurano le squadre, che devono essere messe nelle condizioni di poter affrontare le situazioni che si presentano con il minor rischio possibile. Solidarietà è arrivata anche dall'Associazione Stampa Romana, il sindacato dei giornalisti. L'aggressione ai giornalisti, dice Stampa Romana e il suo segretario Lazzaro Pappagallo, sono una questione di ordine pubblico e di limitazione della libertà democratica e di espressione. La testata è il pestaggio compiuto da Roberto Spada, fratello di Carmine, condannato a 10 anni per estorsione con l'aggravante del metodo mafioso per le sue attività a Ostia ai danni dei colleghi, sono la conferma più lampante e clamorosa. Ai colleghi va la solidarietà di Stampa Romana, del sindacato dei giornalisti del Lazio. La solidarietà tuttavia non può bastare, aggiunge Pappagallo, resta tutto aperto e risolto il tema delle pressioni. Il Lazio continua ad essere maglia nera da 5 anni per minacce e aggressioni ai giornalisti ed evidentemente la sensazione di impunità incentiva questi comportamenti. Bene, adesso occupiamoci della sanità, perché Cittadinanza Attiva, una delle tante organizzazioni che fanno sentire appunto la loro voce in questo settore, ha raccolto 35.000 firme tra gli attivisti per l'abolizione del super ticket sulle ricette, l'iniziativa
realizzata dall'associazione in audizione in Commissione Igiene e Sanità del Senato sul disegno di legge sul bilancio, quindi la legge di bilancio, la vecchia finanziaria presentata dal governo, ha consegnato al Presidente del Senato le firme raccolte per chiedere appunto l'abolizione di questo balzello introdotto nel 2011 e modulato in modo diverso da regione a regione. Il super ticket prevede il pagamento di 10 euro su ogni ricetta per le prestazioni di specialistica e diagnostica ed è stato adottato in modo diverso dalle regioni. Come ricorda appunto Cittadinanza Attiva, il super ticket non si paga in Sardegna, Val d'Aosta, nella provincia di Trento e Bolzano e in Basilicata. Viene invece applicato il super ticket di 10 euro per ogni ricetta medica che abbia un valore superiore ai 10 euro nel Lazio, in Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Abruzzo, Puglia, Sicilia, Calabria e in Campania, in Piemonte e Lombardia. Il super ticket viene applicato in maniera progressiva all'aumentare del valore della ricetta, mentre viene modulato in base al reddito in Veneto, Emilia Romagna, Umbria e Toscana. Sulla sanità ha espresso il proprio parere la CGIL, che oggi riunisce a Roma i delegati di tutta Italia di questo settore. Per quanto riguarda i nuovi tagli alla sanità, dice Rossana Dettori, che è della segreteria nazionale della CGIL, governo e presidente del Consiglio e ministro dell'economia sostengono che invece non ci sono, ma mentono sapendo di mentire. Intanto è diminuito il valore nominale rispetto ad ogni cittadino del rapporto con la spesa sanitaria. Poi c'è una riduzione reale di 600 milioni del finanziamento che lo Stato deve concorrere per la sanità e per l'applicazione dei livelli essenziali regionali, ma vi sono anche 850 milioni in meno rispetto all'acquisto dei farmaci e medicinali innovativi, cosa che riduce ulteriormente la quota disponibile per le regioni. Infine esiste un ulteriore taglio rispetto al finanziamento per la ristrutturazione e l'edilizia sanitaria nel nostro paese. Dunque, negare che vi siano meno disponibilità economiche, dice la CGIL, e che questo peserà sulla salute dei cittadini è una bugia a cui non crede più nessuno. Ed ora cambiamo argomento, parliamo della mobilitazione degli studenti. È l'ultima notizia del nostro GR. Lunedì 6 novembre, docenti, studenti, ricercatori e dottoranti, personale tecnico e amministrativo si sono incontrati al Politecnico di Torino per partecipare all'assemblea per il riscatto dell'università pubblica convocata dagli studenti e dai lavoratori dell'università in mobilitazione. Erano presenti più di 300 persone. Il risultato è stata la definizione del 24 novembre come giornata di mobilitazione e di blocco della didattica e delle attività degli atenei. Assemblee quindi in quasi tutti gli atenei italiani per incidere, si legge in una nota, nel breve periodo di discussione sulla legge di bilancio. Anche in questo caso nel settore dell'università e della scuola sono stati tagliati i fondi dal governo nella nuova legge di bilancio. Bene, è tutto per il nostro GR, rimanete in ascolto. Dopo la sigla di chiusura e una breve pausa musicale andrà in onda l'appuntamento con la scheda di programmazione della giornata, quindi sentiremo che cosa oggi Radio Rete Edicole propone ai suoi ascoltatori.
Allora riprendiamo la linea qui dai microfoni di Radio Rete Edicole per iniziare la nostra giornata di programmazione. Oggi è giovedì 9 novembre 2017. Abbiamo di nuovo un appuntamento con Marchica alle 11. Giuseppe Marchica, che pochi giorni fa ha incontrato a Bari De Caro. De Caro nella doppia veste di sindaco di Bari ma anche di presidente del nazionale, appunto, dell'ANCI, l'Associazione dei Comuni. E oggetto dell'incontro è stato innanzitutto un chiarimento su quello che l'ANCI aveva raggiunto con la FIEG, il protocollo d'intesa a proposito dell'ammodernamento delle edicole, ed è stata anche l'occasione per concludere un accordo direttamente sulla zona di Bari, sulla città di Bari. Sentiremo appunto un po' da Marchica in questo approfondimento che faremo alle 11 con lui in diretta, collegato via telefono. Alle 10:30 invece avremo un altro collegamento via telefonico con Aldo Esposito, con il quale parleremo della proposta dei 10 centesimi. Aldo non era presente al comitato direttivo del Sinagi di qualche giorno fa, e quindi, così come altri segretari che abbiamo invitato ad intervenire presso i nostri microfoni, dice la sua rispetto a questa proposta. Con lui alle 10:30, sempre in diretta. Bene, questo è il nostro palinsesto. Adesso abbiamo una